lui che ora attaccherà la ricezione probabilmente dei decoy. Luciano De Cecco è lui a servire in lungo linea su decoy. Giannelli serve Abdelaziz, il primo pallone e il muro ancora con Reklinski di nuovo. Chi c'è lì? Campione olimpico, se non guardare questa palla con lo sguardo, ma uscire dalla sua posizione, andare ad aiutare i compagni in difficoltà. Grande tensione, attenzione. È proprio Riccardo Lucarelli, campione olimpico, a servire il pallone molto forte. Balasu deve volare, De Cecco sui 3 metri. L'attacco d'Osmani Vantorena, in moto anche Osmani Vantorena con il terzo punto. Pone con facilità di utilizzare il muro. Una palla abbastanza corta, ma il muro non è come per Civitanova in questo match di gara 4, semifinali scudetto. Lo taglia e trova l'ace. Il primo ace da parte di Simone in questa sfida è la mutazione genetica di un giocatore che può tranquillamente togliere il fiato e respiro e il passo di partenza, dottor Rossi, soprattutto dopo gara 3. Reklinski, 8-3. Manda profonda verso Lucarelli, Giannelli per Di Checoi sul petto di Reklinski, Simone Anzani per Reklinski, l'attacco di Reklinski, guarda come va a aggiustare, e ancora un pallone preziosissimo da parte dello contrattacco. Difesa distinta da parte di Reklinski, alzata da parte di Simone Anzani. Bravo Simone, ed è un centrale che dà una bagherata perfetta. Tempo di salto del muro, troppo posto. Ancora Reklinski, 9-3 per Civitanova. Lucarelli, Giannelli, attacca Di Coi, questa volta la mette dentro, la mette in campo, la mette bene. Il Malina e Luciano De Cecco diventa un buon punto di riferimento per le alzate di Simone Giannelli. Di Coi questa volta. E il punto ancora per la Lupe per allungare 13-5, l'attacco di Nemir Abdelaziz, il muro vincente. Osmani Vantorena, 14° punto, veramente approfittando. Un'altra palla che rimane abbastanza corta e con poca energia, questa di Simone Giannelli. E non da... dai 9 metri e ancora il capitano dell'Itas sulle Al. Luciano De Cecco per Osmani Vantorena, l'attacco di Osmani difeso da Lucarello dopo essere sporcato dal muro, ci riprova il brasiliano, attacco in diagonale pazzesco, 10° punto per Trento, che velocissimo che va a deformare quella palla alla sinistra di Simon e poi va a pimbongare tra Osmani Liz, attenzione. Luciano De Cecco 5 di vantaggio, Ita Trentino con Giannelli, l'attacco di Nimir Abdelaziz, fa andare anche il suo braccio nei 3 metri. Preciso, Simone Giannelli spara una fasta alla mano, giocata perfettamente. Troppo centrato, cambia. 5 per la Lupo in questo primo set. Forte su Todor Rossini, Simone Giannelli deve volare in aria, arriva un grande muro di Simon sull'uno contro uno con Lisinac. E quindi giù le saracinesche, di qui non si passa. Non è neanche possibile prendere un pallone da sport perché è stato asportato dalla capacità di Simone di entrare con quelle mani su un primo. Lisinac, 12-18, forte sulle alle. Luciano De Cecco ha il tempo di scegliere. Osmani Vantorena gioca una grandissima pipe. Il primo, uno dei pochi attacchi Centanova. Osmani ha eseguito 5 pipe di riscaldamento una dietro l'altra per poi approcciare la fasta alla mano. Riscaldamento. Trentini, Monster Block. Ancora Nimir Abdelaziz, olandese. Forte, grande ace da parte di Nimir Abdelaziz, 15° punto. Che 9 metri. Che cosa avevamo detto? Attenzione perché quando entra dentro. 19 per la Lupo in questo primo set di gara 4. Superlega, semifinali scudetto, problemi per le Haller, si ripropone Trento con Simone Giannelli per Alessandro Micheletto, ancora un punto, il 16° per Trento. Che cosa aveva chiesto? Osmani invece va sulla traiettoria di diagonale, molto bene il servizio di Nimir Abdelaziz che crea problemi a verticalizzazione di Leal, apre l'angolo. E ora vedremo che cosa farà Karma Carmillion. Oh. Forte trova l'ace, mancava l'ace a Kamil Reklinski, punare ancora ed allungare soprattutto in questo primo set. Ma dottor Rossini che è un punto di riferimento importante per con Marco Podrascianin con il centrale serbo a piazzare il diagonale e subito riesce a mettere giù il pallone. Proprio c'è fare se entrare, ricevere o togliersi. O Marchisio che fa un passo alla sua sinistra. Zanissimo, eccolo per voi. Simone Anzani, 23-19, 4 di vantaggio, palla cortissima, si allunga Lisinac, l'attacco di Lucarelli, il muro vincente con Simon insieme a Giricovar, stretti, 24. Perché è Giricovar che dà la posizione giusta, vedi? Legge bene, non c'è il primo tempo, rimane fermo, non salta tantissimo, però si mette a fare l'uomo ombra, fermo e come aveva chiesto Chicco.
Ancora Simone Anzani con Giannelli. Primo tempo non passa perché arriva ancora un muro di Simone. 25 a 10 hanno tirato. Non si sta divertendo in questa partita. Fino a questo momento dovrà cambiare assolutamente modo di approcciare questo. 30% di doppie positive. È lì il problema anche. Il primo servizio ad Osmani Mantorena, arriva subito l'ace per la Lube. Zona di conflitto perfetta. Ziz è rientrato. Attenzione, dei 9 metri per voi. Botta molto forte, si allunga Osmani Mantorena, De Cecco taglia il campo, l'attacco di Leal, copertura di Reclischi. De Cecco con il tocco di Leal si allunga Lisinas, palleggia Nimira Abdelaziz per Riccardo Micheletto, l'attacco c'è ma anche il muro. Lucarelli, Giannelli, primo tempo di Lisinas, palla ancora giocabile con De Cecco che taglia di nuovo per il cubano Leal, diagonale su Micheletto, un po' sporco, ma la palla di Osmani Mantorena rimessa di nuovo in campo, lo scambio è lunghissimo, Simone Giannelli per Micheletto, l'attacco di Micheletto, la palla è in campo, il punto per Trento, scambio lungo, parte Micheletto in diagonale, poi incredibile azione con il bagherone finale di Osmani, guarda che angolo che ha trovato Micheletto, ha affettato quel pallone come se fosse un melone, poi pazzesca, altalenante, soprattutto sulla palla spinta, la precisione di Simone. Alessandro Micheletto, Simone Anzani riceve, poi l'attacco da parte di Reclischi non passa perché arriva un muro per Trento. Il tre composti sulla parallela, decidiamo se la prendiamo, fermi con quelle mani. E Lucarelli finalmente, lo rivediamo su Twitter Replay, grazie a Chris Afi, grazie Chris, il nostro regista, rimane fermo il muro trentino. 5, 2, 3 di vantaggio, Alessandro Micheletto serve, molto profondo, su Osmani Mantorena, Luciano De Cecco per Reclischi, ma c'è il muro di nuovo molto attento di Trento, Leal sul petto di Totò Rossini. Lisinas in bagger, rovesciato verso Riccardo Lucarelli, il muro, copertura di Totò Rossini, Giannelli per Nimira Abdelaziz, la grande azione di Trento, adesso Trento ha ricominciato a giocare, il sesto punto dalla guardia e ora sta iniziando a scazzottare di brutto con delle parallele pazzesche, aveva un pallone e mezzo e balato sulla linea, sui talloni. L'odore fondamentale in un discorso generale di Trento. Lisinas molto forte su Osmani Mantorena, palla alta per Reclischi, l'attacco di Reclischi, il muro di Marco Podrascian, in ottavo punto per Trento che ha... Bravo Lucarelli che si mette in ottima posizione, esce, rimane ancora fermo e da un buon punto di riferimento cerca la palla in mezzo al muro. Simone Giannelli 9-4, tagliato la risposta di Luciano De Cecco, primo tempo Simone Anzani contrasta il muro, Marco Podrascian con Simone Giannelli che serve Riccardo Lucarelli, ma arriva il muro di Simone Anzani, punto numero, cerca una variante e questa volta non riesce assolutamente ad uscirne su questo buon muro. Bravo Luciano De Cecco, Luciano De Cecco è stato acciaccato dentro il muro. Simone Anzani diagonale su Lucarelli, Giannelli primo tempo di Marco Podrascian, il muro di Simone con i muri. Eccolo qua. E diventa veramente imbarazzante per Podrascian cercare di uscire neanche da parte di Nimir. Attenzione, guarda un po'. Ancora Simone Anzani, palla cortissima. Totò Rossini, Simone Giannelli, Nimir Abdelaziz forte, ma c'è Yant. Dopo il tocco del muro ci prova Reclischi a mettere giù il pallone, ma ancora la difesa di Totò Rossini. Giannelli fuori dal campo per Nimir. Non è facilissimo il pallone. Lo tira giù, ma c'è Anzani che lo offre. Osmani Mantorena lo deve piazzare. Totò Rossini di nuovo. Giannelli lo offre a Lucarelli. Attacco di Lucarelli, palla che se ne va fuori, spinge molto sul muro Riccardo Lucarelli. Convinzione di poter mettere giù gli scambi vincenti, rimanendo con la testa dentro quel pallone, arginando gli attacchi. Spreca Luciano De Cecco una buona difficoltà. Gli ragazzi di Lorenzetti che puntano ora su Lucarelli. Lucarelli tira molto forte su Osmani Mantorena con qualche problema, Balaso lo serve, il capitano della Lube tira forte, ma c'è Lucarelli ancora nel campo della Lube. Simone non riesce a mettere giù perché c'è Lucarelli, prolunga Marco Podrascian, in De Cecco, primo tempo di Simone, mamma mia, velocità impressionante. Muro essendo un libero che non lo può assolutamente fare e poi primo tempo che diventa imbarazzante con questa C spostata. Migiane e Florian sono lì. Nimira Abdelaziz è forte su Balaso. Luciano De Cecco, primo tempo di Simone, il muro c'è, molto buono di Lisinas, non può attaccare Simone, la fribola adesso per Litas Trentino, ci prova a metterla giù Micheletto, ma non passa. De Cecco per Yant, il grande attacco di Yant, formazione della Lube numero 10. Allora,
Alessandro Micheletto non è Uros Kovacevic, punto. Ok, quindi Uros, questi palloni verso lo scudetto. 12-11, 30 avanti di un punto. Simon si ripete ancora forte su Lucarelli, 4 metri per Giannelli. L'attacco di Nemir Abdelaziz è un attacco che pesa, perché questo colpo d'attacco sulla buona ricezione in caduta da parte di Lucarelli, una palla morbida staccata da rete, però è la mano di Nemir che questa volta va ad attaccare. Molto rientrato bene Nemir, sì, sì. Con Alessandro Micheletto, forte diagonale su Jant De Cecco. Primo tempo di Simone Anzani, lo gira bene Simone Anzani, il pallone dodicesimo. Quella palla leggermente staccata da rete, ecco la velocità d'uscita su questa parte centrale della rete, una doppia. Pronto per voi, seguiamolo. Jant, forte su Micheletto, deve rincorrere Giannelli per l'attacco di Lucarelli. Palla che rimane in campo, Nimir Abdelaziz, Giannelli serve di nuovo Lucarelli, ancora il brasiliano, palla perfetta in mezzo al muro. Che concede anche un po' troppo di aprire il muro, se l'è presa la responsabilità dopo questo buon muro di contenimento. Simone ripete, eccolo, rivediamo Anzani che va solo sulla diagonale. Gara 4 tra due formazioni. Tanto che ora Perugia si sta godendo questo momento importante, sì, la sua finale scudetto. L'attacco di Nemir Abdelaziz, il muro vincente, ancora Simone, il sesto muro personale. E bene, guardate un po', non guarda proprio il primo tempo, né tantomeno la pipe, non è incredibile la distribuzione di Giannelli perché non ci sono pipe e quindi Osmani, Osmani, Osmani. Di nuovo Simone Giannelli offre questo pallone a Lucarelli, il punto c'è perché c'è il tocco del muro, punto numero 17. Perdente giusto, arriva una buona ricezione in traslocazione, in ottima la spinta di Micheletto ed ecco l'ingrediente. Neanche Nimir non riesce a trovare probabilmente, no, il sink giusto per andare sulla palla. Di nuovo in parità, il servizio di Osmani Montorena, l'ace della Lube che arriva. Osmani che ti dà una osmanata potentissima, il pallone profondo vicino ai 9 metri e quindi scegli in ritardo di mettersi ora un punto diretto, lo confezionerà Nimir Abdelaziz a facoltà sul Osmani Mantorena. De Cecco per Simone, addosso al povero Rossini, tira veramente la realizzazione di Osmani. Finalmente Osmani lo vedo inaccosciato alla sua sinistra, ha dato una palla precisissima a Luciano che scatena poi un 22-21 per la Lube. Jant, guarda lì, case da parte di Jant. Applausi a questo ragazzo che insomma parlavo con da noi, punteremo su di lui anche sì, nella sì, prossima sì. Ti ho detto che è la società che punta tantissimo qui. Set, il regista della nazionale di Trento, pronto a servire, serve su Osmani Mantorena, sua compagna nazionale. L'attacco di Osmani, tira molto forte Osmani Mantorena, stasera il braccio c'è e come. 24-2, set point per la Lube. Sì sì, ma soprattutto in ricezione, dopo un primo set l'unica nota dolente sulla ricezione di Osmani. 23 set point per Civitanova, al servizio il brasiliano campione olimpico Riccardo Lucarelli, tira molto forte. De Cecco per Osmani Mantorena, ci pensa Osmani a tirare giù un diagonale nei 3 metri a dare il 25 a 23 da un set. Questa partita ha un set che nel finale fa allungare con un grande Osmani Mantorena la formazione di Civitanova, che adesso è 2-0 sì. E diventa veramente, deve resettare tutto, ripartire da Nimir ora. Nimir Abdelaziz si riparte da lui, da sul primo ace di questo set, parte bene Trento su Jant, addosso a Jant. Qua Osmani Mantorena, 3-2 per la Lube in questo terzo set. Totò Rossini, Giannelli, stacco di Lucarelli, mani fuori di Riccardo Lucarelli sul muro di Simone Reclischi, che bravo, si fa piccolo piccolo, alla fin fine riesce ad intercettare l'avambraccio di Reclischi, un ottimo mani fuori, cresciuto molto rispetto a occhio a Simone. 4-3, palla corta, si allunga Micheletto, Totò Rossini in bagher, palla alta per Lucarelli che l'attacca veramente molto bene. 4 pari parallela. Dopo, mentre abbiamo un giocatore che è un campione olimpico, è bravo ad attaccare questa palla, però scarsa capacità di essere bravi a chiudere bene, voglia di essere esuberante sulla Diago con questo errore. Ancora Jant, ancora forte verso il soffitto, Totò Rossini, Giannelli per Nimir Abdelaziz, l'attacco, Reclischi difende, Luciano De Cecco in bagher, offre questo pallone fuori dal campo per Osmani Mantorena che apre il muro, muro triplicato, lui riesce proprio a vantaggio la Lube. Non era una battuta, è difficilissimo, Totò Rossini ovviamente la spara, mette in mezzo al campo costringendo ovviamente un attacco trentino che fornisce un buon punto di riferimento per la difesa e contrattacco con dedicarsi alla nazionale e Angelo di tecnica se ne intende. Gometi fuori Jant, guarda che è il suo secondo ace personale, sicuramente una gara importante per Jant. Testa ovviamente
l'ha fatta vedere indicando, ovviamente Simone se la ridono, ma è un gran colpo questo, ragazzi, tagliata alla destra di Lucarelli, non se l'aspettava, grande metro a disposizione sopra la mano sinistra di Luciano De Cecco. Marco Bodrasciani, palla corta, si allunga Iante, Luciano De Cecco sui 4 metri, Osmani Mantonena attacca forte, e tu, Mauri, su Riccardo Lucarelli, palla che se ne va, palla corta su Lucarelli, Simone Giannelli, primo tempo di Lisines, non va giù, Balaso De Cecco, primo tempo di Simone, bravo, difende, bravo Totò Rossini, Giannelli palla alta per Nimira Bedelazize che non può attaccare, palla molto corta, primo tempo di Simone, ma ci pensa Lisines a risolvere i problemi di Trento un po' contro numero 9. Guarda qua, si mette davanti al suo centrale, vede, lo vede, arriva in lungo e prende Trento partendo ora dal servizio di Micheletto. Alessandro Micheletto lo taglia e trova Leis, e trova Leis proprio su Jant che aveva messo giù Neis precedente. La tagliata ferisce, di palla tagliata perisce. Qui se n'è andato via, cambiare quel posto e aiutare Jant. Ancora eccolo che scende. Ancora bene su Balaso, De Cecco in bagher. Il Osmani Mantorene, il muro c'è, ci riprova Balaso a alzare questo pallone per Gliss che attacca forte, ma c'è il muro, ancora Lisinaz e questo vale la parità. Se un servizio c'è, ora pressione al muro di nuovo, ottima opportunità, Balaso dà una palla troppo corta a Rick Gliss, il quale cerca di valicare un muro che di torna, che numero è? Mia maglia di una volta la Panini. Micheletto, Jant, De Cecco su 3 metri, attacco di Reglischi e ancora un muro, sempre Lisinaz e Giannelli si stringono e questi sono punti pesanti. Non si fida di Osmani per far correre Lisinaz in posto 2 e vuole impostare il colpo d'attacco con la palla leggermente bassa, a dire la verità, ma non facciamo le pulci alla Reglischi che scende da posto 4 in posizione. Micheletto, 12-11, 30 e torna davanti, De Cecco per Osmani Mantorena, il muro, poi Balaso salva tutto, Reglischi rimanda la palla di là, fribolo adesso per Litas con Giannelli per Lucarelli, inarca, si inarca il campione olimpico e dà il doppio vantaggio a Trento. È un'iguana, ma è un giocatore sudamericano che sa quando entrare con quell'inzione. Ora Osmani per voi. 14-12 per Trento, Osmani Mantorena, altro grandissimo ex, qui a Trento ha vinto praticamente tutto, Lucarelli attacca forte e trova il 15° punto e Blengini chiama... Sì, questa volta entra dentro deciso, ha migliorato molto l'energia e anche l'altezza di distribuzione Simone Giannelli e viene gratificato da questo buon... Bravissimo. 15-13... Botta di Simone, quanto serve forte, e trova un altro ace Simone, il suo terzo personale. Questa qui era veramente mezzo flottante, guarda la palla, cioè, ha fatto veramente un mezzo giro e poi ha flottato con Micheletto che non è riuscito a verticalizzare. Guarda questa. Lì, Superlega crede in banca in questa fase fantastica, Giannelli lungo linea su Jant, la pipe di Osmani Mantorena, quando la sbaglio Osmani Mantorena, 15° punto per la Luci. E la gioca nel momento più importante per creare problemi alla valutazione di Podrashenin. E alla... 18 per Civitanova, 17 per Trento, con Jant ancora a servire su Lucarelli. Giannelli per Lucarelli, la pipe va, l'attacco centrale di Trento va e questo vale. Anche da Simone, utilizzate non tantissimo in questa serata, con la buona opportunità di pungere. Abdelaziz adesso per Litas. Pronto a servire dai 9 metri, botta in lungo linea su Osmani Mantorena, De Cecco per Osmani, l'attacco di Osmani Mantorena, il punto numero 20 per Lube che rimane lì. Ha creato quel movimento e Osmani l'ha visto, rivediamo, eccolo lì, vede tutta la parella libera e non crede ai propri occhi e quindi la mano compie... un po' giovane, qualcosa in più dovrà creare difesa, no? Balaso, De Cecco, palla verso... Osmani Mantorena, è una grande palla perché De Cecco finta e poi offre questa. Ma è servito molto ora questo sforzo da parte di Luciano De Cecco con Lucarelli che non è convinto come quando era entrato. C'è Simon alla battuta. Robert Landi Simon. Palla corta, Giannelli. Deve allenare Podrashenin per Nimira Bedelazize, palla rigiocabile Simon, De Cecco a mettere ordine, l'attacco di Jant, l'attacco da parte di Reglischi, Civitanova in finale, ancora un 3-0 a Trento e la Lube trova la quarta finale consecutiva e la
e la settima finale a Civitanova che risulta sicuramente dopo un periodo difficile, perché dopo la Coppa Italia ci sono state situazioni molto burrascose in casa, il cambio dell'allenatore, poi questa squadra fatta di grandi campioni è riuscita con una grande prova proprio di squadra, Andrea, no? A trovare questa finale. Trento è arrivata in un modo strano a questa semifinale.